E siamo qui con Franco Casa di Dio, è un autore, scrittore, che ha portato oggi un libro interessantissimo. Si chiama Il volo del canarino e Edizioni Dracon. Ed è un libro, un romanzo storico, ma ben sviscerato, ben, insomma, con lui ne parleremo. Benvenuto, Franco. Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi invitato perché è un piacere essere qui con voi. È un piacere essere qui con te perché io, leggendo un po' il libro, cioè, pur non essendo un'appassionata, devo dire, di questo periodo, mi sono appassionata, cioè hai reso con la tua scrittura interessante questo periodo della Prima Guerra Mondiale, che di solito è un po' schematico oppure insomma, viene descritto in una maniera un po' troppo storica forse, invece tu l'hai inserito in un romanzo. Piano piano, facendo capire un po' anche, soprattutto gli avvenimenti storici. Perché hai scelto questo periodo? Beh, allora, innanzitutto mi fa piacere che sia passato un messaggio positivo e che il libro possa piacere anche a chi magari non è un grandissimo appassionato di storia. Io ho scelto un periodo in realtà molto particolare perché il romanzo è ambientato in Germania tra la fine della Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. E ho iniziato in un giorno particolare che è l'11 novembre del 1918, che è il giorno in cui la Germania chiede l'armistizio e pone fine alla Prima Guerra Mondiale. Perché noi spesso ci soffermiamo sul periodo seguente, quello diciamo del nazionalsocialismo, dell'ascesa di Hitler e di tutto quello che poi è successo in seguito, ma in realtà tutto ha inizio dalla Prima Guerra Mondiale. Gli storici, quelli che fanno gli storici di professione, io sono un appassionato di storia naturalmente, non sono uno storico, ma gli storici di professione in genere sostengono che la Seconda Guerra Mondiale in realtà è iniziata proprio l'11 novembre del 1918, a sottolineare come la fine della Prima Guerra Mondiale abbia causato poi tutto quello che è successo negli anni seguenti e che ha portato appunto in Germania all'ascesa del nazionalsocialismo e poi alla Seconda Guerra Mondiale. E a me piaceva raccontare attraverso la storia di Jürgen e Sara, che sono i protagonisti del libro, mi piaceva raccontare proprio quelli che erano gli avvenimenti che hanno segnato la Germania in quegli anni. Nell'incipit, infatti, si legge proprio, io sono stata un attimo presa proprio dal fatto che tu hai scritto Jürgens cominciava a essere interessato a questo nazionalsocialismo. Questo personaggio, quindi, è come un simbolo verso la cattura del pensiero di questo personaggio, verso questo tipo di idea che è il nazionalsocialismo, che poi dopo sappiamo come è andata a finire. Beh, Jürgen rappresenta quello che erano i giovani tedeschi in quel Ecco, periodo. quindi un simbolo È forte. un simbolo forte, è il simbolo di quella Germania che in quegli anni stava cercando di risollevarsi dalla sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e che a un certo punto vede comparire sulla scena politica uno che non era neanche un tedesco, perché poi Adolf Hitler non era tedesco, era austriaco. Austriaco. Quindi questo austriaco che arriva in Germania prima della Prima Guerra Mondiale, che combatte nell'esercito tedesco e che poi si ritrova senza lavoro nella Germania degli anni 20, si ritrova senza una prospettiva fino a quando incontra quello che poi sarà il suo destino, la politica. E in questo incontro con la politica, molti tedeschi, soprattutto i più giovani, tra cui anche Jürgen, vede un po' il segno del destino, cioè colui che può far tornare la Germania ad essere una grande potenza, colui che può ridare alla Germania quella gloria che la Germania aveva prima della Prima Guerra Mondiale. Quindi Jürgen viene coinvolto completamente in quella che è l'ascesa del nazionalsocialismo, ma Jürgen è uno dei milioni di giovani tedeschi che si lasciano convincere da Hitler che quella scelta può essere la scelta giusta per la Germania. Ma tu, analizzando bene questo periodo, perché hai dovuto, insomma, scavare da quello Certo. che sento, comunque anche un'analisi che va oltre la storia, un'analisi che è calata nel personaggio, quindi immaginiamo questo ragazzo che è vittima degli inganni del suo tempo, perché ognuno è vittima degli inganni del proprio, lui in quel periodo è stato vittima di quell'inganno. E quindi tu ti sei calato nell'analisi del personaggio e calandoti a volte hai visto
delle situazioni politiche, sociali, economiche, non dico uguali, neanche simili, però che in qualche modo possono successivamente, sono passati 100 anni, quindi più di 100 anni, tu le hai riviste tornare, hai rivisto tornare qualche situazione simile nei 100 anni successivi? Beh, allora, naturalmente non uguale a quelle che è successo in Germania, certo. No? Ma le crisi secondo me nascono sempre i regimi autoritari nascono sempre da momenti di crisi, che sono principalmente crisi economiche, perché la Germania vive una profonda crisi economica al termine della Prima Guerra Mondiale, quindi con milioni di persone che restano senza lavoro, con famiglie, centinaia di migliaia di famiglie che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, come si dice, no? Quindi a portare in tavola qualcosa da mangiare almeno 2 volte al giorno. E quando ci sono delle crisi economiche così grandi, così profonde, che poi diventano delle crisi sociali, come nella Germania di quegli anni, è molto facile credere alla soluzione miracolosa, no? In genere arriva sempre qualcuno che ha una soluzione, che propone una soluzione miracolosa, la panacea di tutti i mali. Questo è accaduto in Germania in quegli anni, perché la promessa di Hitler era proprio questa: io farò tornare grande la Germania, e quindi i tedeschi si dimenticheranno della disoccupazione, della fame, perché la Germania tornerà ad essere un grande paese. Ma se ci pensiamo bene, queste sono le promesse che fanno tutti coloro che prendono il potere e in qualche modo lo esercitano in maniera, diciamo, poco democratica, per usare un eufemismo, no? Cioè c'è la ricerca di questo uomo forte, del famoso uomo forte, che possa risolvere tutti i problemi di un paese, che sia la Germania degli anni 20-30 o che siano altri paesi negli anni seguenti, cambia poco. Quindi questo, diciamo, secondo me è il filo conduttore che c'è tra quello che è successo in Germania in quegli anni e quello che si è ripetuto poi in molti altri paesi in giro per il mondo negli anni seguenti, ma anche nei secoli precedenti, perché poi la storia si ripete ciclicamente, quindi non è mai un fatto isolato, sono sempre fatti che a distanza di qualche anno si ripetono simili in paesi diversi, ma in maniera molto simile tra di loro. Secondo te l'Europa, perché parliamo insomma di Europa in questo momento, il libro è incentrato sulla Germania, ma certo, anche tutte le nazioni coinvolte insomma nell'Europa, e ha imparato l'Italia, l'Europa, hanno imparato cosa, e cioè hanno superato questa voglia dell'uomo forte al potere, secondo te, oppure ancora c'è il rischio? Allora, dell'uomo forte. Secondo me dobbiamo dividere la risposta in due parti, una che riguarda in generale l'Europa, ma potremmo dire anche tutto il mondo. Noi in questo momento siamo alle prese con due guerre, una nel cuore dell'Europa e una a pochi chilometri di distanza, e quindi mi verrebbe da dire che l'uomo ha imparato poco da tutto quello che è successo, perché se nel 2024 siamo ancora a parlare di guerre per risolvere problemi, forse non abbiamo imparato molto. Io non voglio dire che non abbiamo imparato nulla, ma non abbiamo imparato molto da quello che è successo in passato. Per quanto riguarda l'uomo forte, diciamo che noi in Italia siamo molto propensi a cercare l'uomo forte. Noi cerchiamo sempre la soluzione più facile, no? Ci sembra che la soluzione più facile sia quella di un uomo solo al comando che riesce a risolvere tutti i problemi. La soluzione di un uomo solo, di un uomo forte, non è mai stata vincente in passato, io credo non sia vincente neanche adesso. Non è vincente. Il volo del canarino in quale momento fa capire che Jürgen, il protagonista, ha capito che questo è un, insomma, anche questa è una delusione, la sua scelta? Beh, lui la prima volta che prende coscienza di quello che sta succedendo è quando si trova in Polonia, subito dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e si trova a passare, a attraversare un villaggio, uno dei tanti villaggi della Polonia rurale di quegli anni, e assiste a una scena raccapricciante, perché entra in questo villaggio, lui era un ufficiale delle SS, quindi comandava un plotone di SS, arriva in questo villaggio e lo trova deserto, perché prima di lui, prima di loro, prima del suo plotone, sono passati quelli che si chiamavano Einsatzgruppen, cioè le squadre della morte, che avevano come unico compito quello di uccidere tutti gli oppositori al regime polacchi, al regime nazista. Oppositori significava tutti in pratica, perché venivano eliminati non solo gli uomini politici, ma anche gli intellettuali, i maestri, gli insegnanti, gli ebrei naturalmente.
Quindi lui arriva in questo villaggio polacco e lo trova deserto. E poi girovagando insieme ai suoi soldati per questo villaggio si ritrova di fronte a uno spettacolo impressionante, perché si ritrova di fronte a un albero a cui sono stati appesi dei bambini, che è un'immagine molto cruda, però era quello che succedeva nella Polonia di quegli anni, Cioè, al passaggio. è una notizia reale, storica o è un'immaginazione No, del no, è una libro? È una notizia notizia assolutamente reale reale, perché questa. questo succedeva nei villaggi e nelle città polacche dopo che erano passati gli Einsatzgruppen. Quindi venivano uccisi tutti quelli Quindi che si tu nel trovavano. libro riferisci questo, cioè anche questi fatti che sono accaduti, li inserisci Assolutamente sì. documentati, insomma. Il libro è un continuo intreccio tra le vite di Jürgen e Sara, che sono i protagonisti e sono frutto della mia fantasia, con fatti e personaggi reali. Nel libro sono raccontati, ad esempio, gli attentati ad Adolf Hitler, e quindi trovano spazi protagonisti reali, storici di quegli attentati. È raccontata, ad esempio, la notte dei cristalli. Tutto questo intrecciato con le vite di Jürgen, Sara e delle loro famiglie. Quindi la vita di Jürgen e Sara è, diciamo, un modo per raccontare quella che è stata la storia della Germania in quegli anni. È un modo diverso di raccontare la storia, però basandosi su fatti e personaggi, fatti veri, realmente accaduti e personaggi realmente esistiti. Ecco, quindi Jürgen arriva e vede questo albero con questi poveri Jürgen bambini. arriva a vedere questo albero con questi bambini uccisi, impiccati, e lì comincia a capire che quella causa che lui si era affrettato a sposare, che era la causa del nazionalsocialismo, che lui aveva abbracciato così come milioni di altri giovani, come dicevo prima, forse è qualcosa che è diverso da quello che lui credeva. Lui si era arruolato per rifare grande la sua patria, la sua terra, la Germania, ma tutto quello che stava vedendo non c'entrava nulla con la grande Germania che esisteva prima della Prima Guerra Mondiale. Da lì comincia a capire che forse la sua scelta è una scelta, non dico sbagliata, però comincia a mettere in dubbio la scelta che ha fatto. E poi dopo seguiranno altri episodi che gli faranno prendere coscienza di quello che realmente sta accadendo in Germania e di quello che lui sta facendo per servire quel regime che sta massacrando, in quel caso, i bambini in Polonia, ma che sta massacrando anche tedeschi in patria, perché il secondo episodio, da cui prenderà coscienza di quello che sta succedendo avviene proprio in Germania, a danno di cittadini tedeschi come lui, non a danno di polacchi o di ebrei. E quello gli farà capire che realmente la sua scelta è stata una scelta sbagliata. Ecco, il fatto, secondo te, tu che ti sei calato in questo personaggio, tra l'altro, difficile, perché comunque ti sei calato nel personaggio che è un soldato della SS, quindi, è dura, insomma, anche, questa È analisi, è impegnativa anche come. impegnativa e di responsabilità. Però, tu dici, fino a quando, vede, gli stranieri, insomma, nella loro patria mo morti, lui pensa alla guerra, però quando vede i tedeschi ci ripensa un pochino e vede questa cosa. Tu pensi che è questo che ha spinto chi magari si è allontanato dal nazismo, cioè vedere, non tanto vedere gli altri, ma vedere quelli della propria nazione morire, è questo che semmai ha fatto cambiare idea ai cittadini, ai soldati, a chi ha partecipato, siano stati questi fatti. Beh, sai, quando si va in guerra è brutto dirlo, però metti in conto che ad essere uccisi saranno i tuoi nemici, no? Quindi persone di un altro paese, di un'altra nazionalità. Non è bello, ma in una guerra questo avviene. Si va a conquistare un altro paese oppure si resiste all'invasione di un altro popolo, e quindi lo metti in conto che possano morire persone di un'altra nazionalità. È diverso l'impatto che ha veder morire persone della tua stessa nazionalità, magari il tuo vicino di casa o la persona con cui, l'amico con cui andavi a scuola. Lì la cosa è diversa, la prospettiva cambia. La prospettiva di Jürgen cambia quando gli viene chiesto di accompagnare, di fare da scorta a un convoglio di malati psichici che veniva trasportato da un istituto di cura a un luogo dove poi queste persone sarebbero state uccise, perché questa era la famosa, la famigerata operazione T4, con la quale i nazisti si erano prefissati di ripulire la razza ariana tedesca.
uno dei capisaldi del nazionalsocialismo era quello di creare una razza tedesca, una razza ariana, pura e geneticamente libera da tutti i tipi di malattie ereditarie. Questo significa eliminare i disabili fisici, ma eliminare anche i disabili psichici, impedire a queste persone di riprodursi. Perché, come io dico sempre, il tedesco del futuro doveva essere alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri, atletico, non c'era spazio per le altre persone, per i diversi, tra virgolette. E in questo programma T4, con questo programma T4, il regime nazionalsocialista si propone appunto di eliminare tutte queste persone definite diverse, addirittura con una definizione che era stata data delle loro vite indegne di essere vissute. E Jürgen viene chiamato come ufficiale delle SS a scortare uno di questi convogli. E quando arriva al castello di Hartheim, che era uno di quei posti dove queste persone poi venivano uccise, si rende conto che quel convoglio che ha scortato è un convoglio fatto di persone malate, ma di tedeschi ariani come lui. Qui non c'entravano gli ebrei, non c'entravano i tedeschi ebrei, non c'entravano i polacchi o non c'entravano altre nazionalità. Il regime nazista stava sterminando cittadini tedeschi ariani che avevano come unica colpa quello di essere afflitti da una malattia psichica o fisica e che quindi solo per questo andavano eliminati. E lui si trova di fronte a un ragazzo, a un giovane ragazzo, che scende da questo autobus che l'aveva portati in questo luogo e come prima cosa guarda il cielo perché era una bellissima giornata di primavera con di quelle in cui gli uccelli, no, svolazzano in giro e ci sono gli alberi in fiore. E questo ragazzo scende e sorride a questa natura perché gli sembra di trovarsi in uno dei posti più belli del mondo, no? Il cielo azzurro, il sole, e invece non sa che sta andando incontro alla morte. E lì Jürgen capisce che veramente il regime ha deviato da quella che era l'idea originale e capisce che quello che sta servendo non è più il suo regime, non è più il suo paese, ma è qualcosa di profondamente diverso. Quindi la scena che si trova a vivere in Polonia, unita a quella che si trova a vivere al castello di Hartheim, gli fanno prendere coscienza che forse il suo compito all'interno di quel paese deve cambiare. Deve provare a fare qualcosa per riscattare se stesso come uomo e la Germania come paese, perché i tedeschi non possono essere tutti assimilati ai nazionalsocialisti e la Germania non può essere assimilata solo al regime nazista. Questo pensa Jürgen e pensa che è arrivato il momento di dimostrarlo. Ecco, quindi questa è storia, purtroppo fa sempre un certo effetto risentire questi fatti, perché immaginare che sia arrivato a tanto, ecco, è abbastanza doloroso, è un po' una ferita che si riapre ogni volta che si ascoltano questi fatti che sono accaduti. Tu nel romanzo inserisci bene queste situazioni, ma ritornando un po' alla domanda di prima, secondo te dopo 100 anni gli esseri umani hanno un po' imparato, riflettuto sul fatto che se si odia non si può vivere odiando un popolo, odiando, non so, delle persone per alcune caratteristiche, perché se, hanno riflettuto sul fatto che odiando un popolo, odiando un insieme, diciamo, poi si finisce con allargare sempre di più questo insieme e arrivare, non so, si odia il paese vicino, poi il paese, non so, le regioni vicino, poi i comuni vicino, alla fine cominci a odiare anche il vicino, perché il meccanismo è Sì, sempre il meccanismo è ecco, molto è simile. molto simile. Insomma. Secondo te qualcosa siamo riusciti ad afferrarlo? Comunque la maggioranza è riuscito a capire questo? Allora, guardi, io domani mattina sono in una scuola elementare qui a Spoltore, quindi perché questo libro mi porta a girare molto nelle Certo. scuole. E quando vedo i bambini, quando vedo i ragazzi, dico sì, abbiamo imparato in effetti qualcosa, perché c'è l'inclusione, c'è l'apertura, c'è la presa di coscienza di quello che è successo anche in bambini molto piccoli. Quindi ci si prova. Ci si prova e mi lascia ben sperare. E poi ogni tanto però mi devo confrontare anche con gli adulti e quando mi confronto con gli adulti il mio ottimismo cambia perché
Forse crescendo si innesca qualche meccanismo per cui tutto quello che da giovanissimi sembra una cosa scontata, no? Non odiare nessuno, La vivere fratellanza, la fratellanza, vivere in l'amicizia, armonia sì. con tutti, vivere, no? In amicizia con tutti, qualcosa perdiamo lungo il percorso, della nostra vita. E a me ha colpito molto ultimamente, perché io non avevo mai sperimentato una cosa del genere. Qualche giorno fa sui miei profili social ho postato una foto della senatrice Liliana Segre con una sua frase, che non aveva nulla di politico, non c'era nessun riferimento politico, era solo una riflessione di Liliana Segre che diceva: non pensavo di vivere così a lungo, tanto da veder rinascere alcuni sentimenti che pensavo fossero stati seppelliti per sempre. E io mi sono visto i miei profili social invasi da una serie di commenti di fatti di un odio incredibile verso questa persona, che io, ripeto, avevo letto solamente sui giornali o ascoltato dalle televisioni, ma non avevo mai sperimentato in prima persona. Invece vi devo dire che c'è un gran numero di persone, soprattutto sui social, che purtroppo che sono un bellissimo canale di trasmissione di Ma da quando la informazione, di politica è stata notizie, portata sui però social? da voce a molte persone che magari una volta non avrebbero avuto voce, no? Perché sarebbe stata confinata in ambito familiare o al massimo al bar sotto casa. Invece adesso i social danno voce a tutti. Delle frasi veramente Offensive, brutte. offensive, ma soprattutto da cui traspare l'odio nei confronti di questa persona che ha vissuto sulla propria pelle tutto quello che abbiamo raccontato. Questo non ci dobbiamo dimenticare, no? Liliana Segre era una ragazzina che ha vissuto sulla propria pelle quello che è scritto e raccontato nel Volo del Canarino, così come in migliaia di altri libri o in centinaia di film che passa la televisione in questi giorni. E quindi, per ritornare alla domanda, quando mi confronto con i giovanissimi ho grandi speranze, quando poi mi trovo a confrontare con certi adulti, con una parte degli adulti, qualche speranza, qualche mia certezza vacilla un Vacilla, po', vacilla un po'. vacilla, e quindi si ha paura anche di che ci sia insomma presa sui giovani per quanto riguarda Purtroppo quest'odio. sì, perché poi, sai, i social sono terreno fertile per i giovani, fra i più giovani. E non è sempre facile, identificare il commento, magari critico nei confronti di alcune cose, ma serio, fondato, documentato, da quelli che invece sono messaggi di odio nudo e crudo. E quindi Parlando di io. odio, prima ho sbirciato, tu hai portato un altro libro, oltre il Volo del Canarino, edizioni, hai portato un altro libro che ha un altro argomento a proposito di odio, che è quello del terrorismo, mi stavi dicendo. Il terrorismo, sì, degli anni 70-80. Ecco, che anche quello nasce da profonda reazione, odio, che sia l'impronta del diavolo. Ecco, anche questo è un romanzo? Anche questo è un romanzo storico, ambientato anche questo in Germania, come dicevo, nella Germania tra gli anni 70 e 80, che sono gli anni del terrorismo come lo sono stati per il nostro paese, perché ci ricordiamo tutti Brigate Rosse, Rapimento Moro e così via. E analizza la figura di due ragazzi, anche in questo caso, che si trovano risucchiati nel mondo dell'estremismo, quasi per caso vorrei dire, perché diciamo. Iniziano con l'avvicinarsi al mondo della politica giovanile, soprattutto dei movimenti universitari, eccetera, e poi si ritrovano coinvolti in quella che era la formazione terroristica principale nella Germania di quegli anni, che era la RAF, e da lì nascono tutta una serie di eventi che li portano anche in questo caso a far parte della storia più grande, della storia con la S maiuscola, perché si ritrovano a dover organizzare e pianificare quello che è stato l'ultimo grande atto terroristico della RAF, l'uccisione di un dirigente della Siemens che si chiamava Hans Martin Schleyer. Com'è che sei così appassionato di questo tipo, della Germania, dei fatti della Germania? Dove nasce questo interesse? Allora, questa, come dico sempre, è la domanda più difficile che mi fanno, perché è una passione che io mi porto dietro da sempre, cioè mi è sempre piaciuto il paese, no? Inteso Germania. come paese Germania, e mi ha sempre incuriosito la parte storica di questo paese. Nel Volo del Canarino ne approfondisco una parte di quella storia, no? Capire come la Germania, che era un paese culturalmente molto avanzato negli anni 20, nel giro di 20 anni sia finito a sterminare 6 milioni di persone nei forni crematori.
E nell'impronta del diavolo invece mi piace approfondire un aspetto che noi italiani siamo portati a pensare riguardi solo noi, no? Il terrorismo degli anni 70 e 80, Brigate Rosse e tutto quello che ne consegue che riguarda solo l'Italia. In realtà non era così, perché il terrorismo in quegli anni riguardava molti paesi, la Germania, la Francia, il Giappone, che aveva una sua formazione terroristica simile a quella delle Brigate Rosse, ma riguardava anche altri paesi con un terrorismo diverso, pensiamo all'Irlanda del Nord o alla Spagna con i separatisti baschi dell'ETA. Quindi era un fenomeno anche quello molto più globale di quello che spesso siamo portati a pensare. Mi piaceva raccontare quello che era successo in Germania per unire la mia passione per quel paese, a quella che è una parte di storia che comunque viene condivisa con molti altri paesi a livello europeo. Io prima di lasciarti volevo chiederti un'ultima frase, il consiglio, ecco, che tu vai nelle scuole, racconti appunto, parli di storia, parli di questo tipo, volo il canarino, un periodo, particolare, che consiglio dai ai giovani per capire, che la violenza non è la strada giusta, mai, né nel piccolo né per risolvere grandi problemi? Allora, il consiglio che io do ai giovani è soprattutto quello che riguarda l'aspetto centrale del libro, del volo del canarino. Quindi, io dico sempre ai ragazzi, troverete tante persone che vi diranno, sì, tutto quello che è successo, che avete letto nel libro, che vi è stato raccontato, è vero, è successo, ma è successo tanto tempo fa, parliamo oramai di circa un secolo fa, no? Oggi non potrebbe più succedere. E io dico ai ragazzi, non credete a queste persone, perché appunto, nella Germania degli anni 20 nessuno avrebbe mai immaginato che potessero succedere certe cose, eppure sono successe. E quelli che negli anni 20 andavano a teatro, partecipavano alle iniziative culturali, nel giro di 20 anni sono diventati carnefici di quelle persone sterminate nei campi di concentramento. Non so se vi ricordate il film di Benigni, La vita è bella, l'ufficiale delle SS che qualche anno prima era uno dei clienti più principali, più facoltosi, era un medico che passava le sue vacanze in Italia, non in un albergo italiano. E Roberto Benigni nel film lo conosce proprio in quell'occasione. Poi se lo ritrova di fronte al campo di concentramento come medico delle SS. Quella storia è comune a molti altri tedeschi che erano negli anni 20 dei docenti universitari, dei medici, degli avvocati, e che poi con il passare degli anni e con l'avvento del nazionalsocialismo sono diventati i carnefici di 6 milioni di ebrei. È successo. Non credete a chi vi dice non potrebbe succedere mai più oggi. Non è così. Può succedere sempre in ogni parte del mondo, magari non nelle dimensioni di quello che è successo nella Prima Guerra Mondiale, 6 milioni di persone morte nei campi di concentramento. Ma la vita è sacra, che sia quella di 6 milioni di persone, che sia quella di una persona, è comunque sacra. Quindi anche uccidere una persona è comunque un delitto. Quindi non credete a chi vi dice è successo, ma è successo molti anni fa, oggi non potrebbe più accadere, perché la storia ha dimostrato già più di una volta che invece tutte queste cose possono purtroppo ripetersi. Io ti ringrazio Franco e ringrazio anche Nicolina della Dracon Edizioni che è venuta qui a trovarci anche lei ad accompagnare Franco Casa di Dio, il volo del canarino, appunto scritto da Franco Casa di Dio, Edizioni Drago. Grazie veramente per il Grazie a tuo voi, è stato un intervento. piacere essere qui.